Sognare equivale ad esplorare un mondo interiore in cui è possibile interagire esattamente come da svegli nel mondo considerato reale. La cosa che ritengo molto affascinante del mondo onirico è che nonostante il corpo fisico giaccia inerme nel suo luogo di riposo e nonostante sia momentaneamente debilitato da movimenti, è possibile percepire tutti e cinque i sensi, e non solo. Quando sogni, hai la piena percezione del tatto, ma non stai utilizzando le mani. Puoi udire suoni, ma le tue orecchie odono il silenzio. Puoi osservare da molte prospettive, ma stai dormendo e non sono gli occhi a guardare. Puoi percepire sapori e odori, eppure in quel momento stai digiunando. E soprattutto, questo mondo è talmente reale che quando ne sei immerso, raramente ricordi di avere un'altra vita, oltre quella che in quel frangente, il sogno, consideri la tua unica realtà. La veglia è il mondo in cui la ragione ha la meglio, ma il sogno è il regno dell'inconscio, quell'inconscio che è custode di tesori inestimabili. Pensa, se riuscissi a conoscere meglio il mondo del sogno e con l'intento riuscissi a svegliarti dentro questa dimensione, incarneresti la magia. L'unico modo che l'inconscio ha per comunicare alla mente cosciente è tramite immagine, e lo fa soprattutto di notte, quando regna la luna. Quando sogni, dai vita a un vero e proprio viaggio nella tua interiorità e incontri simboli che sfidano intelligentemente la tua mente cosciente, spronandola nell'interpretazione. Sembra quasi divinare. Questi sono alcuni simboli, alcuni messaggi inconsci che appaiono sotto forma di animali. Hai mai sognato un gatto, un topo, un ragno, un lupo, un pipistrello, una pantera, un serpente? Buon ascolto! Quando la parte inconscia di te ti parla attraverso la manifestazione onirica del gatto è perché devi rivendicare la tua indipendenza. Un gatto è sensibile, abile nella luce e nell'oscurità, magico, dotato di una vista che gli permette di vedere anche dove l'essere umano non riesce. È probabile che tu stia reprimendo una parte del tuo essere. Hai bisogno di indipendenza, hai bisogno di libertà di espressione. E una parte di te ti sta invitando a guardare oltre il velo, oltre quello che è apparenza, affacciandoti alla verità. Un gatto ha la capacità di buttarsi anche da altezze impensabili, eppure atterra in piedi, perché crede in se stesso. Un gatto è magico e ti sprona ad affinare quelle qualità che tutti hanno, chi più e chi meno, e che possono saggiamente essere risvegliate. Un gatto ha fiducia in se stesso e segue molto bene il suo istinto. E tu stai seguendo il tuo istinto? Stai ascoltando la tua intuizione? Riesci ad essere libero di esprimere il tuo vero essere? E soprattutto, tu ti fidi di te stesso? Quando la parte inconscia di te ti parla attraverso la manifestazione onirica del pipistrello, è perché stai per rinascere. Sapevi che in alcune civiltà venerassero il pipistrello? Un pipistrello abita nell'oscurità e riposa a testa in giù esattamente come un bambino nel ventre oscuro della madre, prima di essere illuminato dalla luce. È quindi simbolo di iniziazione e le civiltà che lo veneravano lo associavano simbolicamente al rito iniziatico che prevedeva l'incontro con il vero sé, imparando a guardare oltre ciò che è conoscibile, superando tutte le paure e portando alla luce quel tesoro recuperabile soltanto immergendosi nelle profondità interiori. Qualcosa nella vita non ti soddisfa pienamente o non la comprendi? La chiarezza giungerà se scegli di riflettere meglio. Il tuo inconscio ti dice che hai bisogno di esplorare te stesso, hai bisogno di capovolgere la tua prospettiva in merito a qualcosa, hai bisogno di modificare qualche tua abitudine e se stai vivendo un momento poco luminoso, abbi pazienza perché probabilmente per evolvere ne hai bisogno, ma sappi anche che sei prossimo alla luce. Questo passaggio è temporaneo, quindi preparati alla rinascita. Quando la parte inconscia di te ti parla attraverso la manifestazione onirica del topo, è perché devi procedere a piccoli passi e ponderare bene un aspetto della tua vita. Un topo è particolare per il suo lavoro minuzioso e accurato. Ha la capacità di prendersi cura di ogni particolare. Può occuparsi delle piccole cose, ma le fa in modo preciso. È inoltre un animale piccolo e purtroppo sa quanto possa essere difficile la sua vita nel mondo esterno, poiché rischia sempre di essere attaccato da altri animali, oltre che dall'uomo.
eppure ha affinato le sue qualità per riuscire anche a fronteggiare il nemico quando sceglie di fiutare bene. Tuttavia, però, spesso, pur di raggiungere il suo cibo, evita di fiutarne la trappola. L'inconscio cosa sta suggerendo allora? Hai bisogno di considerare meglio alcuni aspetti della tua vita o di un progetto. Occupati di piccole cose, una alla volta, perché un disegno risulterà migliore se colorato bene e con tutte le belle sfumature. Quindi devi prenderti cura di tutti i particolari e non avere fretta di raggiungere un obiettivo, perché potresti non vedere bene il percorso che, fiutato meglio, ti porterebbe un successo migliore. Quando la parte inconscia di te ti parla attraverso la manifestazione onirica della pantera, è perché dovresti rivendicare il tuo potere. Una pantera è solitaria, affascinante, abile, grintosa, protettiva, materna e contraddistinta anche per il suo istinto di sopravvivenza. Una pantera è simbolo di magia sacra, è sicura di sé e ha la nomea di essere un'abile vincitrice sulle sue prede. È più piccola di altri animali, ma è considerata anche la più forte di questi. Simbolo di protezione. Probabilmente hai bisogno di superare la paura. Devi incontrare una parte di te repressa che ha bisogno di essere domata attraverso un lavoro interiore come la meditazione. Senti il bisogno di proteggerti da qualcosa, molto probabilmente dalla parte razionale di te stesso, che non ti permette di brillare appieno perché ne hai paura. Se affronti queste paure, vincerai con fierezza e farai grandi passi. La vita è fatta di sfide e ci vuole coraggio per affrontarle tutte. Anche la parte più oscura di te ha una qualità luminosa. Permettiti di emergere. Hai da dire qualcosa ma hai paura di dirla? Supera questo ostacolo e parla. Quando conoscerai meglio te stesso, potresti anche sembrarti strano. Sarai perfetto e originale, perché di copie ne esistono abbastanza al mondo. Quando la parte inconscia di te ti parla attraverso la manifestazione onirica del lupo, una parte di te ti sta mostrando i tuoi istinti profondi, il potere dell'intuizione, il legame con la natura. Un lupo abita i boschi, è saggio, si sposta in branco e rispetta i ruoli di ognuno. Protegge, ulula nelle notti di luna piena. Un lupo è fedele, dotato di una grande intelligenza e saggezza. Sa leggere i segni della natura e in alcune culture è considerato simbolo del maestro interiore che dopo un periodo di ricerca trasforma la sua conoscenza in saggezza per poterla tramandare successivamente agli altri. Rappresenta una guida spirituale, è connesso all'oltremondo, anticipa le mosse delle prede grazie al suo affinato intuito che lo rende quasi abile della telepatia. Alcune culture ritengono il lupo custode delle porte che conducono ai regni celesti. Quindi sognare un lupo, cosa vuol dire alla mente cosciente del sognatore? Hai bisogno di fidarti di più di te stesso, di ritrovare il contatto con la tua natura e con la natura stessa. Se non lo hai già fatto, intraprendi un percorso spirituale. Dedica parte della tua vita all'introspezione, perché ti permetterà di approdare in un luogo che altro non è che il reame della saggezza. Puoi permettere a te stesso di affinare le tue doti intuitive. Potresti avere dei doni che coltivati ti daranno la possibilità di tramandare saggezza anche agli altri, essere la loro guida. Quando la parte inconscia di te ti parla attraverso la manifestazione onirica del ragno, è giunto il momento di assumersi le proprie responsabilità. Un ragno sa cosa fa nella vita, tesse la sua ragnatela. Questa ragnatela ha la funzione di essere la sua temporanea dimora e nonostante giunga spesso qualcuno a distruggerla, di certo non si arrende e inizia a tessere di nuovo. A prescindere dal fatto che tu abbia simpatia per il ragno o meno, puoi ammettere che ogni volta fa un lavoro che è considerato un'opera d'arte, un incastro di fili che creano un disegno perfetto. È giunto il momento che tu prenda consapevolezza dell'immensa rete universale che denota la connessione invisibile tra te e tutto ciò che esiste. E poi è un simbolo che ti ricorda che tu stesso puoi tessere la ragnatela dei tuoi sogni, iniziando dal manifestare l'intenzione giusta. L'universo risponderà e tesserà con te la tela, migliorerai la tua vita. Un ulteriore significato ti invita ad aprirti all'abbondanza e puoi farlo smettendo di guardare il bicchiere mezzo vuoto della vita. Hai tanto per cui essere grato e se pensi di no, ti suggerisco di guardare meglio. Se vuoi approfondire anche la simbologia del serpente, puoi trovarne il link in descrizione. Grazie, buona serata.